Segue il dramma dei lavoratori della casa di cura La Quiete che da 10 mesi non percepiscono lo stipendio, una situazione difficile, oggi inizia anche lo sciopero della fame. Sì, ormai i lavoratori sono pronti a qualsiasi manifestazione, mobilitazione particolare per dare visibilità a questa situazione. Abbiamo una situazione paradossale, una cosa è certa che i lavoratori sono 10 mesi che non percepiscono lo stipendio, vi è un blocco burocratico in quanto il nostro Stato non perde occasioni per caratterizzarsi da essere governato con una posizione di poteri che è inaccettabile da parte dei cittadini. Abbiamo una situazione paradossale, rimesse bloccate per un contenzioso fra Equitalia e la proprietà, l'ASL che da un punto di vista tecnico-burocratico è impossibilitata a liberare le risorse ma che potrebbe col corrente cominciare a pagare le rimesse in maniera tale da rendere possibile l'erogazione delle aspettanze dei lavoratori. È una scelta politica che dovrebbe essere mossa da buonsenso. D'altra parte gli stessi lavoratori hanno la necessità di comprendere quali potrebbero essere le loro ulteriori azioni da attivare nei confronti della proprietà, che i crediti dei lavoratori, gli stipendi dei lavoratori sono crediti privilegiati e quindi visto che è una battaglia giurisdizionale, burocratico-amministrativa, bisogna ipotizzare di fare anche altre azioni in tal senso. Quale potrebbe essere la prima azione? La prima azione potrebbe essere quella di cercare di dialogare con la ASL per mettere in condizioni di poter cominciare a derogare le rimesse rispetto al corrente e mettere in condizioni la proprietà di cominciare a pagare qualche stipendio. Allora, noi abbiamo un problema molto, molto grave che ci si chiede ai manager, si chiede al governatore di riorganizzare i servizi dimenticandosi che la prima risorsa in un settore complesso come quello sanitario sono gli operatori. Caldoro oggi dice che ha perso 10.000 posti e che avrebbe bisogno quindi di rinforzare le fila degli organici ed il governo sembrerebbe che abbia ribadito il blocco del turnover poiché non riconosce il rientro dagli obblighi del piano. Siamo ad un paradosso tutto italiano, da una parte si spendono oltre 56 milioni annui di lavoro straordinario, attività libero professionali e prestazioni aggiuntive e non si dà l'avvio all'occupazione. È un paradosso solo italiano. Noi siamo di fronte allo sconcerto che da una parte si chiedono di garantire i livelli essenziali minimi, si chiede una qualità dell'assistenza e si dimentica che si stanno costringendo i lavoratori delle strutture ospedaliere a turni massacranti che sono contro ogni norma contrattuale, ogni norma legislativa sia nazionale che europea. Bisogna dire basta a queste scellerate scelte che sono solo tagli lineari senza alcuna contestualità, senza alcuna contestualizzazione del vero bisogno dei cittadini. Basta. Oltre ad essere penalizzati i lavoratori, sono penalizzati anche gli utenti. Sono penalizzati soprattutto gli utenti che si trovano a dover essere curati con persone che sono massacrati da turni non sostenibili. I lavoratori hanno la necessità di ritrovare una qualità di vita che si riflette immediatamente sulla qualità del lavoro che espletano. Abbiamo la necessità che nelle strutture sanitarie si possa cominciare a vedere facce di giovani motivati che con abnegazione allo studio, con l'abnegazione allo studio che hanno dimostrato, hanno adesso la necessità di vedersi aprire le porte del mercato del lavoro. È una cosa che confligge contro qualsiasi legge economica subito dopo la crisi.
Allora, Caldoro ha chiesto lo sblocco del turnover, quindi sembra che il governo sia ancora intenzionato a mantenere inalterato il blocco del turnover e quindi la impossibilità di assumere in Regione Campania. Siamo a un paradosso, poiché da una parte vi è un governatore che dichiara di aver rispettato i piani e gli obblighi e quindi ha la possibilità di assumere all'interno di un complesso settore come quello sanitario, dall'altra il governo vuol continuare con i dettagli lineari che stanno tagliando i diritti alle persone, stanno tagliando i livelli assistenziali, stanno tagliando la possibilità alle persone di vedersi garantito il diritto fondamentale alla salute. È una battaglia sulla quale noi non molleremo mai.